Arrivano le pagelle per i direttori degli ospedali in Friuli Venezia Giulia. 2 su 11 ottengono la massima votazione, degli altri 8, 3 scivolano sul costo del personale, 4 sulla formazione del personale, 2 sui tempi di attesa e privacy. È il quadro che dà la pagella ai direttori generali delle ex aziende sanitarie ospedaliere Friuli Venezia Giulia e riferita al periodo del 2013, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute Maria Sandra Telesca. Si tratta di una valutazione espressa in centesimi relativa al raggiungimento degli obiettivi annuali del patto tra regione e direttori generali e valida ai fini della corresponsione alla quota integrativa al trattamento economico. L'analisi del lavoro svolto è stata compiuta analizzando diverse voci, tempi di attesa, costo manovra del personale, linee progettuali che al loro interno contemplavano differenti voci per ciascuna azienda, salvo la privacy, presente come obiettivo da raggiungere ovunque. Per alcune aziende si contemplavano anche in progetti speciali. In fondo alla classifica, pur con un punteggio importante, il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone, che si afferma a 84.5 su 100. A pesare, sono due obiettivi considerati parzialmente raggiunti. Incide soprattutto perché ha penalizzato per 12.5 punti il capitolo privacy, perché gli incontri formativi sul personale non presentano il requisito previsto da un corso di formazione, cioè un foglio di firma partecipanti. Ha penalizzato per 3 punti invece il parzialmente raggiunto obiettivo riguardo ai tempi di attesa. In particolare si legge nella motivazione, con riferimento alle prestazioni ambulatoriali, non sono stati rispettati i tempi per visita urologica, gastroenterologica e pneumologica, ecografia, arti superiori ed inferiori. Per i ricoveri non sono stati rispettati i tempi massimi per le prestazioni su neoplasia alla prostata ad ottobre e gennaio 2014. L'obiettivo quindi è stato raggiunto all'88.08%. Anche il direttore dell'ex AS numero 6 è stato penalizzato dai tempi di attesa, obiettivo raggiunto al 93.35%. Il direttore dell'azienda ospedaliera universitaria di Udine si è mangiato 10 punti perché il corso di formazione del personale per la privacy è stato fatto il 16 gennaio 2014 anziché entro dicembre 2013. Anche Burlo, Crom e Friuli hanno perso terreno per non aver fatto firmare il foglio nel corso di formazione. Per i direttori della ex azienda triestina Alto Friuli e Bassa Friulana non raggiunto l'obiettivo sul costo del personale, risultato superiore al preventivo. Il parco di Miramare, si è intervenuto anche Rovis, dice va bene gestirlo in casa ma bisogna garantire le risorse per una manutenzione costante, basta brutte figure. Sollecitata l'introduzione di un ticket per i turisti, già proposta nel 2011 per generare fondi da destinare unicamente alla cura del sito, ma rimasta finora lettera morta, con risultati che vedono tutti. Bene, il passaggio della gestione del parco di Miramare da Roma al comune di Trieste. Uno dei beni turistici più preziosi della città è meglio venga gestito da amministratori locali scelti dai cittadini anziché da una distante afona burocrazia ministeriale. Lo rileva in una nota Paolo Rovis, capogruppo di Trieste Popolare in Consiglio Comunale, da mesi fortemente impegnato a sollecitare interventi per risolvere la disastrosa situazione del parco di Miramare. Attenzione, però la manutenzione deve venire eseguita costantemente affinché il sito si presenti sempre con il massimo splendore. Servono quindi denari, avverte Rovis, e serve disporne con regolarità. Per questo va introdotto un ticket di ingresso per i turisti, di entità modesta, ma che, dato l'elevato numero di visitatori, genererebbe risorse consistenti da destinare unicamente alla cura del parco. Si tratta di un provvedimento che Paolo Rovis, all'epoca assessore al turismo con la Giunta di Piazza, aveva sollecitato fin dal 2011, quando aiuole e vialetti erano in ordine, ma già si prospettava la necessità futura di interventi straordinari. Spiace che dall'epoca si siano susseguite tante parole e pochi fatti, conclude il capogruppo di Trieste Popolare. Ma se il ministro Franceschini, mercoledì a Trieste, anche per verificare le condizioni del parco di Miramare, acconsentisse al passaggio di competenze al comune, potrebbe essere l'inizio di una nuova, bella stagione per Miramare e per Trieste. Ci fermiamo qui con l'informazione di Trieste Gorizia, ci ritroviamo tra poco con le altre news.